Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Ever Crisis, su Final Fantasy VII Ever Crisis, perché oggi parliamo del nuovo evento che è stato rilasciato per l'appunto ieri, ovvero il Critical Arrival, ovvero Sephiroth, quindi l'arrivo praticamente di Sephiroth. Un evento che devo ammettere essere abbastanza chill in tutto sommato, perché vi basta praticamente farmare o le coop o lo stage singolo per accumulare biglietti, pullare nel banner che ovviamente viene introdotto all'interno dell'evento stesso, ottenere gli oggetti, ottenere le armi e praticamente continuare di questo passo. Non c'è molto effettivamente che si possa dire dell'evento in sé, anche perché ne ho già parlato, quindi se volete recuperare tutti i dettagli dell'evento c'è il video che vi suggerisco di andare a recuperare, che vi metterò per comodità magari qui sopra in alto a destra tra le schede, se mi ricorderò di farlo. E oggi invece sono qui per parlarvi degli stage finali, dove appunto si necessita di ottenere le ricompense migliori, perché se noi andiamo nella sezione eventi e andiamo nella sezione di Sephiroth, come potete vedere abbiamo i ticket che possono essere pullati nel banner, ma a noi quello che interessa sinceramente è completare lo stage X numero 2 e lo stage X numero 1. Lo stage X numero 1, che comunque ha un power level di 105.000, che almeno per la maggior parte dei giocatori che sono sopravvissuti e non hanno quittato fino a questo momento, è una cifra comunque abbastanza ragionevole. Non è troppo alta, non è troppo bassa, è una cifra ragionevole per avere un team decente arrivati a questo punto del gioco. Se ovviamente capisco che ci possono essere anche delle difficoltà per chi magari non ha investito più di tanto su alcuni personaggi, ahimè, la situazione può essere un po' più complicata. Detto questo, che cosa andiamo a fare? Oggi vi faccio vedere appunto come poter gestire fondamentalmente questo evento. Quindi io ovviamente ho un team che è decisamente superiore per quanto riguarda ovviamente le caratteristiche e soprattutto le statistiche che vengono richieste all'interno di questo combattimento. Però vi sto facendo vedere il mio main team, o comunque vi sto facendo vedere il mio team, che comunque può essere tranquillamente utilizzato da tutti, ma, e vi dico proprio ma, se non avete Sephiroth e quindi non avete investito sul personaggio di Sephiroth, mannaggia a voi, mi verrebbe da dire, però capisco anche che non tutti possano essere come me, ovvero molto sfegatati nei confronti di Sephiroth. Uno dei personaggi probabilmente migliori da utilizzare è Barrett. È incredibile come Barrett in questa fase del gioco iniziale sia praticamente ovunque. Mi sono ritrovato a vedere i vari eventi e a vedere anche le varie diciamo richieste del gioco secondo alcuni eventi, e Barrett risulta essere quasi sempre un MVP. È incredibile questa cosa. Ad averla saputa prima sicuramente avrei investito qualcosa in più su Barrett, e probabilmente in futuro qualche cosina in più la investirei. Perché vi dico Barrett? Barrett fondamentalmente è il tank del gioco, soprattutto se possedete le sue armi specifiche. In questo caso, se volessimo parlare di Barrett, io potrei farvi vedere, ora non so se in qualche parte ho Barrett, credo proprio di no, però ve lo faccio vedere da solo, a parte. Vi faccio vedere appunto perché Barrett in questo caso potrebbe essere un MVP. Barrett potrebbe essere un MVP in questo caso innanzitutto perché chi possiede la sua main weapon come Heavy Hoser saprà benissimo che possiede, a livello ovviamente sbloccato a livello 80-90, possiede il suo sigil boost, quindi ci consente di ridurre più velocemente i sigilli che contraddistinguono il blocco di Sephiroth, quindi molto molto utile. Abbiamo anche due boost di attacco fisico che giustamente ci aiutano in questa situazione, ma quest'arma nello specifico ci permette di breccare velocemente Sephiroth. Infatti Barrett insieme a Cloud sono probabilmente i due personaggi che nella fase iniziale
sono super consigliati, letteralmente sono super consigliati. Cloud perché con la Murasame possiede il boost del sigillo triangolare, Barret perché possiede il sigillo circolare e Sephiroth durante la prima fase avrà a disposizione sigillo circolare e sigillo triangolare, mentre invece nella seconda fase avrà tutti e tre i sigilli. Quindi si potranno utilizzare comunque Barret e Cloud se possedete le relative armi, perché sarete molto veloci nel poterlo breccare. Invece per chi possiede Sephiroth avrà la possibilità di utilizzare il sigillo con il boost X e quindi essere più veloci nel break del sigillo X. Ma per quanto riguarda la seconda fase, io vi consiglierei di non arrivarci, o comunque sia di cercare di portare Sephiroth con il minor numero possibile di HP alla seconda fase, perché come vi ricordo sempre, questi eventi e soprattutto questo gioco possiedono un timer interno dove man mano che il tempo scorre il nostro avversario diventa sempre più forte. Ma perché Barret è fondamentalmente un MVP? Sia perché con Levi Hauser permette di breccare in fretta Sephiroth, ma se possedete l'Assault Gun, ovviamente io non ce l'ho perché è a livello 4, ma avessi avuto la sua versione 5 stelle, avrei avuto la sua versione di Thoth Barrier nella versione potenziata, ovvero Agitation, dove praticamente avremo la possibilità di aumentare la difesa fisica di potenza mid a tutti gli alleati. Quindi avere la possibilità di proteggere con una skill sola tutti gli alleati è sicuramente incredibile. È vero che Sephiroth colpisce singolarmente tramite l'Octa Slash, però avere la possibilità comunque di proteggere tutto il team in generale è comodo, perché Sephiroth farà anche degli attacchi fisici ripetuti e che saranno molteplici, quindi potrebbe in un qualche modo togliervi più HP rispetto a quello che effettivamente dovrebbe togliervi. Quindi avere Barret con la sua Heavy Hoser e la sua Assault Gun vi consentono comunque di avere un personaggio estremamente difensivo ed estremamente valido per questo team. Io purtroppo non ce l'ho, perché Barret purtroppo è stato uno di quei personaggi su cui non ho investito e quindi ho dovuto utilizzare il metodo alternativo, perché avendo investito molto invece su Young Sephiroth, essendo comunque uno dei miei personaggi preferiti, ho la possibilità di poter switchare la sua seconda arma, che in questo caso ho messo una Onibi per incrementare il mio attacco magico, dato che come vedremo Sephiroth è praticamente immune a tutto. Si può sostituire con la sua arma dell'evento. La sua arma dell'evento fornisce una solid barrier che consente comunque a Sephiroth di proteggere nell'eventualità il nostro alleato che sta per subire il danno da Octa Slash, che comunque vi ricordo essere il primo tankabile, abbastanza tankabile con i giusti requisiti. Il secondo risulta essere un po' più duro, un po' come l'evento del Tomberry, se vi ricordate bene, dove il primo attacco poteva essere tankato, mentre invece il secondo attacco si rischia di rimanere praticamente col culo a terra. Al momento non posso portarla più alto, non posso portarla a un livello più alto l'arma, quindi devo tenermela al 50. Ho tutte le stelle rosse perché ho droppato ovviamente tutte le sue copie dall'evento, ma devo dropparne altre 5 praticamente in totale, perché devo portarla praticamente full rosa, dato che questa è un'arma free to play che può raggiungere il livello full rosa, e quindi per il momento la equipaggiamo. Anche se io ripeto, in teoria non ne avrei bisogno, perché il mio team è talmente forte che posso rushare letteralmente l'evento. Posso rushare l'evento perché, come notate, ho l'arma principale di Sephiroth con una stella rosa, quindi il suo attacco è diventato nella versione plus e infligge praticamente il 660% di danno magico per quanto riguarda il single target, e quindi riesco comunque ad effettuare una buona quantità di danno. Ho messo tutte materie successivamente che mi boostano l'attacco magico, perché ovviamente il mio Sephiroth, come potete notare, ha un elevato attacco magico, ma come notate il mio power level è sceso di quasi 10.000 punti, perché con la Unibi è sceso letteralmente di 10.000 punti, perché io con la Unibi arrivo a 59.000, perché aumento gli HP e aumento l'healing potencies che mi consentono al personaggio di avere un power level più alto, mentre invece con l'altra arma
aumento l'attacco magico e l'attacco fisico, però riduco il mio livello di power, perché vi ricordo che il livello di power viene identificato principalmente con la vostra capacità di sopravvivere, quindi capacità di cura barra HP elevati. Per quanto riguarda le sub weapon, ho deciso da questo momento in poi di cambiare la mia prospettiva su Sephiroth, perché ho notato che praticamente una volta raggiunto giustamente il cap di Boost Magic Attack, quindi livello 7, tutto quello che ovviamente viene aggiunto non viene moltiplicato, quindi non viene considerato come bonus. Quindi una volta che ho raggiunto già il boost magico di livello 7, che è il massimo, quindi già 55 punti, io sono già addirittura a 65 addirittura, quindi potrei già togliere probabilmente anche un'altra arma magica, forse tipo questa probabilmente la potrei togliere e avere comunque, anzi no, arrivo a 52, maledetti infami, quindi non posso effettivamente toglierla. E ritorniamo con il boost magico, però se notate praticamente io sono vicinissimo dal essere totalmente indipendente dalla seconda arma, e questo per me è un bonus, è un bonus perché mi consente di aumentare gli HP. Infatti con l'arma di Zac aumento HP e difesa magica, ma al tempo stesso come raw stats è molto forte, perché ho 340 che diviso 2 sono 170 e 360 che per l'appunto diviso 2 sono 100 e qualcosa, sono 180 in teoria, io in matematica faccio schifo, però sarebbero 180, e queste stats ovviamente fanno la differenza, perché giustamente mi consentono di avere un buon potenziale di attacco magico e fisico, anche se vi ricordo che Sephiroth vi conviene buildarlo con potenza magica. Il secondo personaggio è sempre Eris, ovviamente Eris, che corrisponde praticamente alla mia curatrice, ottimo livello di potere magico e ottimo livello di cure, dove però ho aggiunto un The Fate, che in questo caso non mi serve a niente, perché vi ricordo che Sephiroth è praticamente immune a tutto, una barrier che metto praticamente o in sinergia con il boost di Sephiroth, oppure utilizzo quando Sephiroth non possiede praticamente la sua arma. Quindi in teoria io barrier ora come ora potrei anche evitarla, perché sarà Sephiroth a darmi il boost praticamente di difesa fisica che mi consentirà di resistere ai colpi di Sephiroth. E poi ovviamente per quanto riguarda i sigilli ruin, vi consiglio di mettere comunque cerchio e triangolo. Il sigillo AX viene rilasciato nella seconda fase, e rilasciato nella seconda fase si può comunque breccare con gli altri sigilli. Quindi Sephiroth in questo caso, come notate, non possiede praticamente boost per quanto riguarda il sigillo a croce, perché appunto non mi serve. Per Eris come sub weapon al solito abbiamo praticamente aumento di HP e attacco magico fisico, attacco magico e attacco magico, perché comunque la mia percentuale di healing è già 1200, e 1200 vi posso garantire essere abbastanza elevata. Il terzo personaggio è Cloud. Cloud, che giustamente mi diventa tutto fare, perché comunque possiede un'elevatissima capacità di attacco fisico di 2500 addirittura, tra l'altro senza neanche armi rosa o roba del genere, quindi veramente un mostro, e anche un buon numero di HP. Qui ragazzi bisogna, se potete, spingere con gli HP. Riuscire ad arrivare a 4500 potrebbe essere forse la cosa migliore, soprattutto se non avete la possibilità di potervi difendere o tramite barrier o tramite l'arma nuova di Sephiroth, quindi l'arma free to play di Sephiroth. Cosa importante per Cloud: se potete aggiungete un water blow, perché Sephiroth praticamente avrà la possibilità di autoinfliggersi delle debolezze elementali. La prima è quasi sempre acqua, anzi credo che sia acqua, la prima debolezza sia acqua, e la seconda addirittura è tuono. Quindi Cloud praticamente qui vi aiuterà tantissimo. Lui poi ovviamente ha il sigillo boost triangolare, che giustamente mi consente di fare più danno col boost triangolare, quindi anche Cloud può essere considerato un MVP all'interno di questo evento, e credo che sia considerato tale proprio perché Cloud in un modo o nell'altro debba sconfiggere Sephiroth. Sub weapons anche per Cloud, che boostano attacco fisico e HP in generale,
Infatti, come potete vedere, abbiamo il boost di attacco fisico al massimo, il boost elettrico che è leggermente più basso. Vorrei tanto un'arma che mi desse boost fisico ed elettrico, così come ce l'ho per Sephiroth, solo che al momento credo di non averne, perché se no l'avrei messa, e quindi purtroppo un pochettino il mio boost elettrico è più debole. Però ho comunque un ottimo boost per quanto riguarda l'attacco fisico, infatti come potete notare sono a 2500 punti praticamente senza neanche avere un'arma rosa, a differenza di Sephiroth che sono a 2500 con l'attacco magico ma con l'arma rosa, quindi figuratevi cosa si riuscirebbe ad ottenere in questi casi. Detto ciò, non credo che ci sia altro da dire, entriamo all'interno della battaglia e vi faccio vedere un po' come gestire questo combattimento. Scusatemi se il video viene un po' più lungo, ma ci tengo appunto a spiegarvi tutti i setup, tutti i personaggi e tutto quello che faccio, proprio per una questione di comodità, mettiamola così. Togliamo l'auto, togliamo anche la velocità doppia e in questo caso ovviamente possiamo iniziare a mettere barrier con Eris per tutti. Tanto i nostri avversari, cioè il nostro avversario comunque attaccherà a prescindere tutti, quindi io metto il barrier praticamente su tutti. E qui come potete vedere abbiamo la prima wave, che in questo caso vedete Water Resist Down, dove giustamente abbiamo Cloud che disintegra letteralmente i sigilli triangolari, e poi successivamente possiamo distruggere i sigilli circolari. Vedete, adesso Cloud praticamente va ad infliggere il Watera Blow. Noi nel frattempo curiamo fin dove possiamo, e in questo caso adesso parte praticamente il rush. Vedete, stanno praticamente tutti quanti facendo danno. E qui la prima fase è andata. Ora qui subiamo un po' di danno. Io ricomincio a mettere Protect su Eris. Vedete che già subiamo praticamente meno danno. Ripeto, la difficoltà 104 in realtà non risulta essere troppo difficile adesso. Ecco, qui il problema adesso di Sephiroth è che si potenzia. Cloud è targettato praticamente dall'Octaslash, quindi io cambio in stance difensiva. Bello il barrier che non gli è stato dato. Ah, ecco, barrier Cloud dato da Sephiroth. Vedete che aveva due spunte. E qui cerchiamo di resistere. Boom! Vedete, con ovviamente la difesa fisica aumentata abbiamo avuto un buon margine di resistenza. Ora aspettiamo, curiamo subito appena possiamo. Nel frattempo Sephiroth darà automaticamente, ecco qui, questo può essere un problema, lo stun collettivo che però non dura tantissimo, e qui bisogna breccare praticamente alla velocità della luce. Qui bisogna breccare, una volta breccato qua, rush finale e si chiude l'evento. Questo è tutto ciò che bisogna fare praticamente con questo team. Letteralmente bisogna resistere la prima ondata e rushare incredibilmente nella seconda fase senza remissione di peccato. Tanto Sephiroth non avrà né debolezze né niente, quindi ovviamente andate a rushare più che potete. Io metto sempre barrier con tutti quanti. Ecco qua, vedete, sta praticamente targettando adesso Sephiroth con l'altro Octaslash, però noi in teoria dovremmo riuscire, esatto, ad eliminarlo prima. Quindi non riesce ad effettuare il secondo Octaslash. Fate attenzione perché il secondo Octaslash è molto più forte, perché comunque Sephiroth riesce a buffare il suo attacco, riesce comunque a migliorare il suo attacco, e quindi di conseguenza riesce in un modo o nell'altro a farvi parecchi danni. Veramente, riesce a farvi parecchi danni. Nonostante barrier, nonostante tutto, riuscirà a farvi parecchi danni. Quindi se riusciste, come ho fatto io, ad eliminarlo prima del secondo Octaslash, è il risultato migliore. Un po' come il Tomberry, praticamente, che veniva sconfitto praticamente prima della sua seconda fase. Ecco, qui è praticamente lo stesso identico regime. Quindi cercare comunque di batterlo
al, non dico al pieno regime, ma quasi a pieno regime. Detto ciò, ragazzi, non ho nient'altro da dirvi. Spero che questa guida possa aiutarvi a completare lo stage di Sephiroth. Vi auguro ovviamente buona fortuna e noi come sempre ci becchiamo con un prossimo episodio. Bye bye.